Sì, il fastidio, la rabbia c'è sicuramente perché siamo partiti subito forte, creando subito tanto e con tutto il gioco che stavamo impostando in tutte queste giornate di avvio campionato. Siamo andati sotto su una palla inattiva e poi dopo abbiamo chiaramente dovuto fare tutta la partita a rincorrere e andare ad attaccare tutto il secondo tempo. Loro poi dopo non hanno fatto più nulla, si sono difesi. Purtroppo non abbiamo sfruttato al massimo le occasioni che abbiamo creato, ecco. Palle inattive di oggi, comunque ogni giocatore era sul suo uomo. Io ho seguito comunque il taglio sul primo palo che è andato all'esterno e poi non so se dietro c'è stato un mezzo blocco di qualcuno che a Murano l'ha colpita o di spalla o di orecchio e l'ha buttata dentro. Come tutte comunque le palle inattive noi marchiamo uomo e quindi nel senso ognuno ha il suo riferimento, può capitare che magari si prenda gol, però con le occasioni che sono state create dopo si poteva comunque fare gol o quantomeno portare a casa qualcosa rispetto agli 0 punti che non sono stati portati a casa.